libro e perché avete voluto scriverlo? È un libro abbastanza complesso, riguarda le attività produttive, i mercati, le fiere della provincia di Salerno, e copre un periodo abbastanza vasto, che va dall'antichità fino all'età moderna, quindi un periodo vastissimo, insomma, e ricco di episodi. Perché ho realizzato questo volume? Ho realizzato questo volume perché sull'argomento esistono molti saggi, molti scritti, però non esiste un volume complessivo che analizza un po' tutti gli aspetti dell'economia del salernitano. Quindi è stata un po' una sorta di sfida con me stesso per mettere insieme, insomma, questo complesso volume che spero sia utile non solo agli studiosi ma anche all'uomo della strada che vuole conoscere a fondo il proprio passato. Quindi, diciamo, questo libro può anche cambiare l'economia proprio del salernitano? Purtroppo i libri non hanno questo potere, però è fondamentale, perché approfondendo le nostre radici sicuramente potremo poi meglio organizzare il nostro futuro, e quindi va, come dire, assunto come monito, ecco, per le future generazioni. Si tratta di un lavoro estremamente complesso, molto dettagliato, frutto di un'analisi decennale, di un lavoro di scavo profondissimo che il professore Rescigno ha fatto nel corso della sua vita, per dare poi vita ad un'opera che ha inteso ricostruire in chiave diacronica ma secolare le peculiarità, le caratteristiche economiche e sociali del nostro territorio, esaminandole nel dettaglio, esaminandole nei settori produttivi, nelle attività commerciali, e inquadrandole continuamente in una più ampia contestualizzazione europea e mediterranea. Quindi le consiglia vivamente di leggere? Beh, certo, è assolutamente un apporto importante, diciamo, alla conoscenza del territorio, che ne approfondisce degli aspetti che molto spesso vengono trascurati dalle storiografie, diciamo così, più tradizionali.